Buongiorno a tutti, grazie per essere qui oggi all'Open Day della laurea magistrale in lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale. Io sono Andrea Sansò, docente di linguistica in questo dipartimento e coordinatore del corso. Volevo darvi innanzitutto alcune informazioni generali sul corso di laurea e anche sulle incombenze di tipo amministrativo richieste, e poi lascerò la parola ai miei colleghi che rappresentano un po' i vari percorsi di questo corso di laurea magistrale. Intanto una domanda legittima da parte vostra: perché intraprendere una laurea magistrale? La risposta, anche perché è un percorso impegnativo, anche in termini ovviamente economici, non solo di impegno individuale nello studio. La risposta, forse è una risposta che non scalda il cuore, ma è una risposta che ha un fondamento nella statistica e nelle rilevazioni del tasso di occupazione dei laureati magistrali. I laureati magistrali, a distanza di 1, 3, 5 anni dalla laurea, ottengono risultati migliori rispetto ai laureati triennali, e il consorzio Alma Laurea, che è un consorzio di università italiane, si occupa proprio di monitorare la condizione occupazionale dei laureati magistrali e triennali, ovviamente, e fornisce dei dati che sono abbastanza interessanti. Per esempio, si vede che a distanza di 5 anni, quindi sono i dati relativi al 2011, perché solo per la classe 2011 si può calcolare questo, il tasso di occupazione è unito a quello di chi è ancora impegnato in formazione, sono i riquadri in giallo che vedete su queste statistiche, supera l'80%, si avvicina al 90%. A 3 anni, e abbiamo i dati più recenti per il 2013 ovviamente, anche qui si arriva a un 80% abbondante di persone che o lavorano o sono impegnate in ulteriori processi di formazione. E la condizione occupazionale del settore linguistico, delle lauree magistrali, è piuttosto alto. Si colloca nella parte alta della classifica, è il primo settore umanistico in senso ampio in questa graduatoria. Più di psicologia, più del settore giuridico, più di quello letterario, più di quello politico-sociale. Quindi le lauree magistrali in linguistica, in ambito linguistico e nelle lingue moderne, sono più vantaggiose in termini poi di occupabilità a distanza di 5 anni dalla laurea. Quindi qui si fa riferimento alla classe 2011, quella per cui sono disponibili i dati a 1, 3 e 5 anni dalla laurea. E la retribuzione mensile, anche questa è piuttosto, comincia a essere interessante, e soprattutto si nota un aumento rispetto agli anni della crisi economica, appunto della fine del decennio scorso. La cosa interessante, ancora più interessante, è che la stessa indagine Alma Laurea del 2017, quindi l'ultima disponibile, stiamo attendendo, dovrebbe uscire entro l'estate, quella del 2018, relativa ai laureati del 2017, ma l'indagine Alma Laurea 2017 riporta anche un dato molto importante, che il tasso di occupazione Istat, a un anno dal completamento degli studi, per i laureati dell'Ateneo dell'Insubria è dell'84,9%, quindi un dato veramente rilevante, molto più alto rispetto alla media nazionale, che è del 70% circa, ed è un valore che, in una ideale classifica delle università che garantiscono un tasso di occupazione ai loro laureati, ci colloca al 6° posto su 71 università in ambito nazionale. Veniamo
più nello specifico al corso di laurea in questione. La prima domanda che dovete farvi è: che cosa studierete? E allora a questa domanda rispondiamo subito dicendo che continuerete a studiare due lingue straniere a livello avanzato. La scelta è tra le cinque lingue: inglese, spagnolo, tedesco, cinese, che sono lingue già attivate anche quest'anno, e dall'anno prossimo, novità di quest'anno, ci sarà anche russo, lingua russa. Quindi aumentiamo l'offerta anche relativa alla lingua russa. Ci sono poi delle discipline di tipo linguistico, giuridico ed economico a carattere, diciamo, di base, comuni a tutti gli studenti che si immatricoleranno alla laurea magistrale, che sono pragmatica della comunicazione interculturale, cioè una disciplina che serve a capire quali sono i principali problemi, le principali difficoltà quando si comunica con persone che appartengono a culture diverse. Un insegnamento che si chiama tutela dei diritti e sistemi giuridici comparati, che fornisce ovviamente, come dal titolo si sembra abbastanza intuitivo, le nozioni di base per capire le differenze che ci sono tra sistemi giuridici nello spazio europeo e mondiale. È un esame invece di tipo economico, di natura economica, che si chiama politica economica internazionale. Anche questo serve a fornire le coordinate di base per comprendere i processi economici del mondo e del mondo globalizzato. E poi ci sono ulteriori discipline linguistiche, culturali, giuridico-economiche a seconda del percorso scelto. Noi vi diamo la possibilità di scegliere tra due percorsi. Un primo percorso, che è quello che si chiama traduzione giuridica ed economica, che ha degli esami specifici. Questi esami specifici riguardano il diritto commerciale e il diritto penale limitatamente all'impresa, quindi alle porzioni del diritto penale rilevanti nell'ambito dell'impresa. Un esame che si chiama Fondamenti di traduzione giuridica e che ha, come dice il nome stesso, l'ambizione di introdurre gli studenti alle problematiche che sono molto rilevanti nel mondo d'oggi, della traduzione dei documenti giuridici, dai contratti alle disposizioni, alle leggi, per esempio, dell'Unione Europea. Di questo poi appunto parleranno nello specifico dei due percorsi i colleghi che sono presenti. Un esame di elementi di diritto processuale e traduzione nel processo civile e penale, perché uno dei casi in cui due culture diverse si possono trovare a confrontarsi in ambito giuridico è quando appunto c'è un processo sia civile che penale, per cui bisogna garantire all'imputato, per esempio nel processo penale, l'accesso, la parità di accesso alle risorse linguistiche, quindi la possibilità di esprimersi nella sua lingua, di testimoniare nella sua lingua. E nel processo civile ci sono problematiche ovviamente analoghe. E poi due esami più di stampo economico, che sono strategie per l'internazionalizzazione delle imprese, un esame in cui si prendono in esame tutte le strategie che sono importanti per un'impresa che vuole imporsi su un mercato diverso da quello, diciamo, del paese in cui l'impresa è collocata. Quindi gestione, per esempio, della comunicazione su mercati stranieri, adattamento per esempio anche delle campagne di promozione, di pubblicità a mercati stranieri, che possono avere coordinate culturali diverse dalle nostre, e un esame di economia della globalizzazione e mercati emergenti, che rappresenta un po' un completamento della formazione in ambito politico-economico, che ovviamente serve a comprendere in maniera più
più profonda e più, più strutturata la, il mondo d'oggi. Il secondo percorso invece si chiama mediazione linguistica, culturale e giuridica. E anche qui abbiamo degli esami specifici, degli esami per esempio sui diritti religiosi e sulla mediazione comunitaria e familiare. Uno dei problemi che un mediatore si trova spesso ad affrontare è come far convivere diritti religiosi che appartengono a religioni diverse dalle nostre, dalla nostra, dalle principali insomma religioni europee, e problematiche relative alla comunità e alla famiglia. Un esame che si chiama, che ha un titolo in inglese, l'esame è in il corso è in italiano, ma il nome è in inglese perché è il termine tecnico che si dà a questa pratica, che si chiama Alternative Dispute Resolution, che è un esame che serve a dare un'informazione di base sulle tecniche alternative di risoluzione dei conflitti. Quindi prima di arrivare, di andare a processo, in questo caso si tratta di processo civile, si può arrivare a una mediazione tra le parti che comporta una buona soddisfazione delle parti e si consente di evitare anche la spesa che un giudizio in tribunale comporta. Un esame di giustizia riparativa e mediazione penale, anche qui siamo nell'ambito del processo penale. La giustizia riparativa è un insieme di pratiche mirate alla risoluzione, in questo caso del extragiudiziaria, anche in questo caso delle controversie penali. È un esame di diritto dei migranti, una tematica, come potete capire da soli, assolutamente centrale e importante e rilevantissima oggi. Qual è il requisito d'ammissione? Il requisito d'ammissione, l'unico che noi abbiamo previsto, oltre ovviamente, questo è ovvio, alla laurea triennale o una laurea in vecchio ordinamento, quindi una vecchia quadriennale, è possedere almeno 25 crediti in ciascuna delle due lingue che si intendono studiare, che si desidera studiare. In genere, gli studenti provenienti da corsi di laurea triennali in mediazione o in lingue e culture moderne, quindi quei corsi che nella classificazione ministeriale sono identificati dalle sigle L12 o L11 rispettivamente, vengono ammessi alla laurea magistrale senza nessun debito formativo, perché normalmente sono in possesso dei requisiti d'ammissione richiesti, hanno studiato per 3 anni 3 lingue e hanno i crediti necessari per essere ammessi senza nessun debito. Poi vi spiegherò meglio nel dettaglio come funziona il percorso d'ammissione. Gli studenti provenienti da altri corsi di laurea triennali, quindi da corsi che non appartengono alla classe di lingua o di mediazione, anche questi ne abbiamo avuti in questi anni e in generale non ci sono mai stati problemi, possono essere ammessi senz'altro senza debiti, sarà necessario in questo caso un colloquio. Sono ammessi senza debiti se dimostrano di possedere un livello di competenze linguistiche pari a C1, il livello del quadro comune di riferimento europeo per le lingue, per le 3 lingue di inglese, tedesco e spagnolo, e pari a B2, quindi un livello un po' inferiore, per ovvie ragioni, perché sono lingue un po' più difficili, per cinese e russo. Ovviamente potranno autocertificare queste competenze, per esempio se la potenziale matricola proveniente da un corso di laurea diverso ha un certificato C1 di inglese, di tedesco, di spagnolo, potrà presentarlo all'atto della preimmatricolazione, poi vedremo cos'è la preimmatricolazione, oppure portarlo il giorno del colloquio senza problemi.
Il colloquio è un colloquio assolutamente non da concepire come un esame, cioè veramente un colloquio mirato a capire quali sono le competenze linguistiche di partenza. Quindi abbiamo avuto negli anni, per esempio, casi di persone che non avevano i crediti necessari nelle due lingue, ma che per esempio erano state per diversi anni in un paese in cui quella lingua si parlava e avevano lavorato in quel paese. In questo caso, ovviamente, in presenza del docente di lingua interessato, si ammette senza problemi lo studente senza debiti. Può capitare anche che però qualcuno si presenti con un livello linguistico di poco inferiore ai livelli previsti, cioè C1 per le tre lingue, diciamo inglese, tedesco e spagnolo, e B2 per cinese e russo, e anche in questo caso l'ammissione non è esclusa, possono essere comunque ammessi, con l'assegnazione di debiti formativi. Quindi per esempio si chiede loro di sostenere un esame integrativo, per esempio un lingua 3 della triennale, o con l'assegnazione di un percorso di autoapprendimento, per esempio attraverso programmi che abbiamo anche nel laboratorio linguistico, che è dall'altro lato del cortile su questo stesso piano, programmi di autoapprendimento per le varie lingue. Per quanto riguarda invece gli esami di tipo giuridico-economico, in genere diciamo, sono sufficienti delle conoscenze di base di diritto pubblico e privato e di economia per seguire questi corsi con profitto. Quindi molti di voi hanno sicuramente sostenuto degli esami di diritto privato e pubblico o di economia nella triennale, e quindi saranno sicuramente in grado, ma in ogni caso non dovete preoccuparvi, perché gli insegnamenti giuridici ed economici non danno in genere nulla per presupposto e cercano di introdurre concetti e nozioni in maniera graduale, quindi con eventuali anche riprese di concetti di base che risultassero poco comprensibili o poco diffusi tra gli studenti. Questa cosa, bisogna anche aggiungere, che è favorita molto anche dal numero più ridotto delle classi nella laurea magistrale. Non ci sono i 200, le 250 matricole delle lauree triennali, per cui una platea più piccola, eventuali esigenze di recupero individuale o per sottogruppi possono essere affrontate senza grossi problemi per l'organizzazione del corso. Inoltre, diciamo, questo è favorito anche dal carattere seminariale di molti corsi, sia di ambito giuridico che di ambito economico, nei quali la collaborazione, lo studio individuale, la preparazione per esempio di relazioni, di presentazioni da parte degli studenti, facilita molto l'apprendimento di conoscenze specifiche, sia giuridiche che economiche, in modo applicato. C'è anche per gli studenti interessati alla lingua spagnola la possibilità di conseguire il doppio titolo con un master. Master significa nell'ordinamento spagnolo il quinto anno. In Spagna non sono passati al 3 più 2, ma hanno un 4 più 1. Quindi il primo ciclo comprende 4 anni e hanno poi un anno di specializzazione, che dà ovviamente il titolo equivalente a quello di dottore magistrale nell'ordinamento italiano. Gli studenti interessati alla lingua spagnola, poi la collega Nieves Arribas vi spiegherà meglio come funziona questo percorso, possono conseguire anche il doppio titolo con il master in traduzione e interculturalità, ovviamente per l'itinerario, il percorso italiano-spagnolo, dell'Università di Siviglia, che oltretutto è anche una bellissima città e una bellissima università, trascorrendo un secondo anno, ovviamente presso la sede di Siviglia. Quali sono gli sbocchi professionali? Gli sbocchi professionali sono molto vari.
le lauree umanistiche in genere aprono un'ampia gamma di possibilità, che ovviamente sono tanto più valide, tanto più proficue quanto più ci mettete del vostro, ci mettete un impegno vostro a creare e anche a inventare una professionalità sulla base delle vostre competenze. Nell'ambito, diciamo, della mediazione, per esempio, gli sbocchi professionali sono quello di funzionario di organizzazioni nazionali o sovranazionali di carattere umanitario, culturale, scientifico, o quella di mediatore interculturale, di interprete di trattativa, di interprete di comunità, di persone che, per esempio, in una azienda che opera su mercati anche diversi, sono in grado di assistere gli addetti, per esempio, ai contratti, alla conclusione dei contratti con terze parti, per fare in modo che tutto vada bene, che tutto il processo di comunicazione con persone che appartengono a culture diverse vada bene e non si areni o non nascano delle incomprensioni, dei fraintendimenti. Un altro sbocco professionale è quello di responsabile della comunicazione internazionale presso imprese sempre nazionali o multinazionali. Sapere quali sono le sfide della comunicazione interculturale, per esempio, consente anche di calibrare una campagna pubblicitaria o una campagna di comunicazione in un paese diverso dal nostro. Ovviamente anche la figura dell'operatore nell'ambito dell'internazionalizzazione di impresa, una figura più o meno sovrapponibile al profilo precedente, ma con competenze anche, per esempio, relative alle tipologie contrattuali, a quali sono anche le conoscenze, le competenze necessarie a tradurre dei contratti. Ovviamente un altro profilo è quello del traduttore specialistico, quindi di testi non letterari, dove, come è evidente, probabilmente a molti di voi le possibilità di lavoro sono più ristrette, sono pochi i traduttori letterari, sono di più e lavorano anche molto di più i traduttori specialistici, cioè i traduttori che traducono testi di natura tecnica, scientifica, specialistica, e anche ovviamente la figura del redattore o revisore di testi tecnico-scientifici. Ho indicato dei puntini di sospensione alla fine di questo lucido perché le possibilità lavorative sono veramente molto ampie. Una conoscenza delle lingue unita a una buona conoscenza di diritto ed economia apre veramente molte possibilità lavorative. Direi che possiamo dare alcune informazioni di natura amministrativa sulle scadenze e poi lascerei la parola prima che ai colleghi, a voi, se avete alcune domande specifiche su questi aspetti, e poi andiamo avanti. Questi sono dei lucidi che vanno bene per tutte le lauree magistrali, quindi ci sono alcune cose che non riguardano direttamente voi. Si diventa studente magistrale attraverso un percorso in tre fasi. C'è una pre-iscrizione, quindi voi sul sito web dell'Università dell'Insubria inserite i vostri dati per la pre-iscrizione. A quel punto i consigli dei vari corsi di laurea magistrale valutano la presenza dei requisiti curricolari e a quel punto potete procedere alla immatricolazione. In genere è un processo abbastanza veloce, soprattutto, ripeto, nel caso nostro, per chi proviene da corsi di laurea in lingue o in mediazione, corsi di laurea triennali in lingue o in mediazione. Per cui la verifica dei requisiti curricolari in questi casi è spesso automatica, passano un paio di giorni e potete procedere alla immatricolazione. I tempi. La domanda di preiscrizione online è aperta da agosto a ottobre. Possono presentare domanda gli studenti o già laureati o laureandi
anche presso un altro ateneo, anche questa è una differenza rispetto all'anno scorso, che conseguono la laurea entro il mese di febbraio. Quindi, se avete intenzione di laurearvi nel mese di dicembre, oppure nella sessione straordinaria di febbraio, siete perfettamente, che noi organizziamo, che il nostro ateneo organizza per coloro che intendono iscriversi alla laurea magistrale, siete perfettamente in tempo per iscrivervi. Fate la preimmatricolazione, venite ammessi, ovviamente in quel caso la prescrizione fate, ovviamente l'immatricolazione vera e propria avverrà solo dopo che avete conseguito la laurea, ma questo è solo un problema di tempi spostati. Ovviamente possono iscriversi anche studenti che hanno già una laurea magistrale, studenti che hanno un titolo di studio conseguito all'estero, e in questo caso c'è semplicemente una verifica che passa sia dalla segreteria studenti che dai docenti del corso, che verificano la congruità del percorso svolto all'estero, oppure anche studenti già iscritti a una magistrale che per una qualche ragione non si trovano bene e che quindi vogliono fare un passaggio di corso, un trasferimento da un altro ateneo. Questa è una cosa che non riguarda voi, ma riguarda il corso magistrale in chimica. Quello che succede quando avete compiuto la preiscrizione è che l'organo didattico preposto stabilisce, se necessario, solo se necessario, un colloquio valutativo, e in questo caso verrete avvisati della data e dell'ora e del luogo con un certo anticipo, e anche in questo caso si cerca di essere molto flessibili da parte nostra, quindi a seconda anche degli impegni, della provenienza. Ci sono studenti che vengono anche da molto lontano, in questo caso ovviamente concordiamo con loro la data del colloquio, e la segreteria didattica registra l'esito del colloquio e in tempo brevissimo invita lo studente idoneo a immatricolarsi. Ovviamente l'organo didattico, la commissione esaminatrice, può anche indicare eventuali settori scientifico-disciplinari, quindi eventuali esami integrativi che gli studenti non ammessi o ammessi con riserva, diciamo, devono conseguire ai fini dell'immatricolazione. Quindi può capitare, finora devo dire non è mai capitato, ma può capitare che qualcuno sia invitato a integrare il proprio titolo triennale con la frequenza di uno o più esami della triennale. Finora non è mai capitato, perché appunto in genere gli studenti che arrivano alla nostra laurea magistrale hanno i requisiti relativi alla conoscenza delle lingue necessari per la frequenza. Però in linea teorica è possibile. L'immatricolazione deve avvenire a quel punto entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione e comunque ovviamente non oltre metà marzo 2019, che è la data ultima, attenzione però, relativa soltanto a chi si laurea nella sessione speciale di febbraio. In genere appunto sono 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. E contestualmente all'immatricolazione dovete anche presentare il piano degli studi, cioè quale dei due percorsi intendete scegliere e anche quali esami a scelta. Noi abbiamo un solo esame a scelta nel biennio, quale esame a scelta intendete sostenere fra una rosa di esami possibili. Questo forse non sono sicurissimo, ma forse si può fare anche al secondo anno, perché l'esame a scelta è previsto al secondo anno, quindi potete sempre ripensarci o aspettare prima di decidere quale esame vi interessa di più tra gli esami a scelta proposti. La tassa di iscrizione è di 156 euro, il contributo unico invece si ha due scadenze: la prima, quella dell'acconto, è del 17 dicembre 2018, e il saldo entro maggio 2019. Ovviamente calcolato in base all'indicatore ISEE, che probabilmente conoscete già, e con un ISEE inferiore a 13.000 euro il contributo unico non è dovuto.
e l'ISEE va presentato entro il 16 ottobre, oppure per chi viene da un altro ateneo entro 15 giorni dalla immatricolazione. Questo esonero non vi riguarda perché riguarda le lauree scientifiche. C'è un esonero di 100 euro per studenti che appartengono a un nucleo familiare in cui ci sono altri studenti universitari, per esempio un fratello o una sorella iscritti all'Insubria. Esonero per studenti con disabilità, esonero per studenti beneficiari di borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri, quindi studenti stranieri, sono ovviamente programmi che riguardano studenti stranieri, e poi non so se c'è qualcuno della Guardia di Finanza qui, eventualmente gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza o i loro figli, quindi forse qualcuno può rientrare, residenti in Regione Lombardia, hanno una riduzione del 30% del contributo unico. Ci sono delle borse di studio che sono assegnate in base ai requisiti di merito e di reddito, e l'idoneità nella graduatoria delle borse di studio comporta anche l'esonero d'ufficio dalle tasse universitarie. E però attenzione, perché il bando viene emanato a luglio 2018, quindi se vi interessa partecipare a questo bando per le borse di studio, tenete d'occhio non soltanto le scadenze dell'immatricolazione, ma anche quelle relative al bando. Ci sono poi appunto delle borse di studio di eccellenza e di merito, questa è una cosa diversa, riservate a studenti del primo anno del corso di laurea magistrale, sono 5 borse da 2.000 euro per studenti in sede e 5 borse da 5.000 euro per studenti fuori sede, e in questo caso il bando sarà emanato nel dicembre 2018. Tutte queste informazioni le trovate sulla pagina web del diritto allo studio dell'Università dell'Insubria, ovviamente. Vedete il link in questo lucido. Un'ultima cosa, ricordatevi di compilare entro martedì prossimo il questionario di valutazione che trovate alla pagina dedicata all'Open Day dell'Insubria, per darci suggerimenti che ovviamente potranno migliorare questo evento in futuro.